Quei 4 minuti che hanno di fatto ridisegnato il campionato, ridato ossigeno ad una squadra moribonda, restituito gioia e felicità al campione più amato, restituito dignità, forza e potenza a Ronaldo, ributtato sul baratro il Brescia, tutto dal 33esimo al 37esimo della ripresa. All'Inter rigonfiano il petto perché un lembo di scudetto che sembrava buttato è stato ricucito in fretta, con una tassa però piuttosto salata, gli infortuni di Materazzi e Vieri. Lo che ho sofferto oggi, desde che sto nell'Inter, come oggi, mai. E gli abbiamo regalato su un piatto d'argento una partita che l'Inter meritava solamente di perdere. Non è uno spot e Cooper mantiene le promesse. Vieri, Ronaldo e Recoba insieme lo sono stati per 127 minuti in 8 mesi. Ma Mazzone indovina la partita con fasce presidiate, difesa sicura ed attenta davanti a Castellazzi. Quando l'onda d'urto nerazzurra si esaurisce, sale in cattedra Pep Guardiola. I ritmi non sono indiavolati, il pensiero corre più veloce del pallone, ma è sufficiente per mettere in crisi l'Inter. Bacchini e Binotto fanno un gran lavoro ai lati. Bonera spinge e quando trova il piede proteso di Materazzi, la catapulta riesce e Rosetti indica perentorio il dischetto. Ci siamo, gli spettri riappaiono. La curva bresciana accompagna a proprio modo l'impresa dell'anno. San Siro è diventato per l'Inter il promontorio della paura. È stata soffertissima giocare con meno paura. Vieri, Ronaldo e Recoba giocano in un fazzoletto di terreno. L'uruguaggio sta largo, chiuso in un imbuto, nonostante Gresco sia in ripresa e con Seisao chissà perché sia fischiato dal pubblico. Materazzi al capolinea dell'incontro e forse della stagione nerazzurra. Stiramento al bicipite femorale della gamba destra, l'ennesimo stop muscolare nella rosa dell'Inter. Dentro Sorondo ad inizio ripresa. È partita vera per l'uruguaggio dopo 2 mesi e saranno 48 minuti positivi. La palla scotta sempre, Di Biagio alla 10ª partita in un mese è richiamato da Cooper. Fortuna che Guardiola serra i ranghi, ma Toni è là, implacabile, a far reparto da solo e quasi gol da solo. Anche Toldo s'arrangia con esperienze e riflessi. Rosetti non tollera più il vocione di Carlo Mazzoni, irrequieto ma a suo dire per nulla volgare. Fuori giri a 20 minuti dalla fine. Più volte ho detto che ha fischiato, che ha fischiato, che ha fischiato. È un parato anche questo, non si deve dire all'arbitro che ha fischiato, che ha fischiato, che ha fischiato. E che non si permetta lui di dire che l'ho offeso, perché altrimenti mi arrabbio forte, non è che posso poi corrergli dietro. Però perde proprio d'immagine. In piena tempesta il Brescia perde il suo comandante, l'Inter di fatto Vieri. Sospetto stiramento all'adduttore della gamba destra, vorrebbe uscire ma la squadra non se lo può permettere. Crampi per Ronaldo, il disastro alle porte, i processi pronti ad invadere le aule non solo dei bar sport. Poi Calori rimette in moto il fenomeno che stampa sul palo il pareggio, lo tramuta in pepita non si sa come. 4 minuti dopo la limpidezza dell'azione e il visibilio di almeno 60.000 spettatori. A Brescia ricorderete il 9 dicembre il ritorno, a Milano il 14 aprile l'ennesima capriola sul destino. Ronaldo snobba le telecamere e la vendetta di un uomo che si è sentito quest'anno non più indispensabile. Che abbia rimesso la barra dritta verso lo scudetto è indubbio, che possa diventare lo scudetto della sofferenza è altrettanto vero. Il resto non è affatto noia, perché 94 minuti così non sono facili da dimenticare per nessuno.